Ciao, ciao, eccomi qua. In questa domenica freddissima di febbraio vi parlo di un nuovo film. Il film di cui parliamo questa sera è un film che ho scoperto da poco e che mi hanno chiesto di proporre, tra l'altro, in occasione della festività della donna. E allora ragionandoci sopra mi sono detto parliamone un attimo, anche perché è un film che ho trovato straordinario, da un certo punto di vista straordinario. Il film si chiama Mai, raramente, a volte, sempre. È un film del 2020 scritto da Elisa Hittman, che è una regista che ha fatto anche 13 dal punto di vista delle serie TV. E ne hanno parlato in tanti, soprattutto per il contenuto e per la qualità della recitazione della protagonista Sydney Flanagan, ma io oggi devo puntare l'attenzione, anche perché è il mio ruolo, su un altro tipo di qualità che ha questo film. Comunque, il film parla di un'adolescente che vive in Pennsylvania, che è giovanissima, che vive una vita tranquilla, serena, e poi lavora in un supermercato con la cugina, si accorge di essere incinta e allora decide di abortire, raccoglie un po' di soldi e parte questo viaggio verso New York, dove va in una clinica e decide di porre fine alla gravidanza. Il bello di questo film è questa sua qualità di essere un po' indipendente, diciamo, un film indie, ma la dolcezza, la capacità tagliente del montaggio, implacabile, emotivamente implacabile, che mi piace tantissimo. A differenza di Juno, altro film molto bello, dove anche lì veniva rappresentata la questione della gravidanza in un adolescente, questo film dovete imparare a guardarlo dal punto di vista registico, soprattutto per quanto riguarda il ritmo e le inquadrature. La storia, affrontata in maniera con un'attenzione maniacale, il femminismo di questo film è rappresentato con una vicinanza ai personaggi, con le inquadrature tipiche di un film indie, quindi telecamera a spalla, non set enormi, non carrelli enormi, non ci sono probabilmente carrelli, dolly, quel linguaggio cinematografico che potrebbe rappresentare un film anche ad alto budget. Invece qua non si capisce che il budget non è stato altissimo, ma si gode di questa qualità dell'immagine quasi materna. Ecco, questa c'è uno spazio della libertà gestito dall'inquadratura che si rappresenta con la vicinanza ai corpi, la vicinanza agli sguardi delle due protagoniste che si trattano fra di loro con un amore adolescenziale quasi invidiabile, perché si vogliono bene, si aiutano con diversi escamotage, anche perché non hanno parecchi soldi per sopravvivere nella grande città. E inoltre c'è una dolcezza nel movimento di camera che rimane sempre attenta alle due protagoniste, alla loro emozione, alle loro tensioni, alla loro vista della grandezza della città, alla durata dei singoli primi piani e dei singoli piani, tra l'altro, cioè non solo primi piani, anche i piani. È veramente artistica, cioè da imparare questa qualità di inquadratura. E al di là delle motivazioni, quindi femministe o meno, del film, delle motivazioni psicologiche, del sottotesto morale, della storia, che è sicuramente di valore, anzi è di valore, tant'è che ha vinto un sacco di premi, quello per cui ti consiglio di vedere questo film è la capacità di un film indie di rappresentare questo umore malinconico, di rapporto fra due ragazze e della scelta enorme dell'abortire in maniera magistrale, come dico sempre. Il titolo poi, che dà il ritmo, notate come anche il titolo dia il ritmo e come anche sia scandito: mai, raramente, a volte, sempre. Sono le quattro risposte possibili
alla protagonista quando viene intervistata nel consultorio da questa dottoressa, da questa psicologa, molto cortese, molto vicina, molto, molto gentile. Deve fare delle domande perché lei sta comunque scegliendo di porre fine a una gravidanza. Le domande a cui lei deve rispondere, la protagonista, hanno come possibile risposta solo mai, raramente, a volte, sempre. E se guardate anche come ve lo dico, è un ritmo. E sembra che questo ritmo di queste scelte pervada l'intero film, pervade quando cercano di capire come trovare i soldi, pervade come decide cosa mangiare, dove dormire, come muoversi. E Autunno, che è il nome della 17enne, ruota intorno a tutto questo ritmo e a questa capacità filmica di dare questo ritmo a questo film. Veramente dovete capire come i prossimi film indie di cui parleremo, io amo molto i film indie, basta dire indie, diciamo il nome com'è, indie è scritto, ma significa film indipendenti, cioè sono film che tipicamente non hanno un supporto produttivo elevato, ciò non toglie che siano girati e realizzati da dei professionisti, poi magari hanno dal punto di vista distributivo, visto la buona riuscita del prodotto, qualcosa di più alto, può essere distribuito da Universal o quant'altro, mentre dal punto realizzativo e produttivo non ci sono grossi budget. E questo allora dà a questi film l'etichetta di indipendenti, ma ce ne sono centinaia, migliaia di film indipendenti ben riusciti. Il prossimo di cui parleremo, ad esempio, è Chuck si gira Manhattan. Questo film indipendente sull'adolescenza, sulla solitudine di Elisa Hittman è un film indipendente riuscitissimo, bellissimo e vi ripeto, visivamente è implacabile per quanto tagli e inquadri e muova la camera attorno al volto di queste due bravissime protagoniste, bravissime. Quindi guardate questo film per la bravura della recitazione di queste ragazze, per la bravura di questa regista nell'inquadrare e nell'affrontare questo tema delicatissimo, e per la bravura della scelta ritmica, registica e di montaggio, perché è un piccolo gioiello, veramente. Quindi mai raramente, a volte sempre. Grazie di cuore.